Qua il tanto annunciato speciale Claudio Baglioni arriva, e arriva in un momento bello della stagione, arriva su RTR 99, ma soprattutto arriva Claudio che oggi, devo dirvi la verità, ci dà un segno davvero di grandissima amicizia, perché non è sempre tutto scontato, ecco, questo è importante da dire. Quindi Claudio ha detto sì, e in un periodo dove tra l'altro si è in attesa di ripartire con un tour, ma adesso ne parleremo naturalmente. Benvenuto Claudio. Grazie Fabio, e mi aggiungo a questo proclama di amicizia, perché in effetti insomma noi ci conosciamo da molto tempo. Sono felice di rivederti. D'altronde insomma ci sono solo due Fabi importanti insomma in Italia. Uno sei tu, uno un po' meno che Fabio Fazio, sì, però, ma nettamente da tutti e due insomma mi è sembrato giusto fare una capatina. E poi noi abbiamo un sacco di cose in comune, tra le altre cose siamo nati pure nella stessa clinica, che era Villa Bianca, pensa. Sì, ma io molto più tardi, però. Tu molto più tardi, cioè praticamente prima che la chiudessero, il giorno sì. prima. Appena in tempo, dice, aspettiamo tempo. Lui così, sì, e sì, poi perché, infatti ho detto voglio andare e voglio nascere dove nascerà più avanti Claudio Baglioni. Questo è insomma. Sei però stato, ti trovo sei stato bello, profetico. Ti trovo bello in forma, perché uno si chiede sempre, no, nelle pause, che si fa un artista come te? Che fa? Intanto un libro, naturalmente, un libro di fotografie pieno di riferimenti di vita, tra l'altro. Sì, un libro non previsto che è venuto fuori da una istanza, diciamo, da una richiesta dell'editore, che è Rizzoli, e poi insomma per il gruppo Mondadori. E in effetti è un libro di immagini, ma anche di parole. È una sorta di percorso di itinerario che è lungo 25 anni, perché le fotografie cominciano appunto a un quarto di secolo fa, quando ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a collaborare con il fotografo che poi più che altro insomma in quasi tutta la mia carriera è stato presente, Alessandro Dobbici. E poi ecco, durante questa estate io mi sono permesso di scrivere come delle cornici ideali, senza materia, senza metallo, senza argento, senza plastica, che fossero dei pensieri non tanto forse stimolati dalle fotografie, ma insomma una sorta di resoconto mentre queste immagini andavano, e per coprire un pochino questo grande silenzio che in genere l'immagine fotografica dà, quindi colmarlo con del suono, il suono delle frasi e delle opinioni. E noi in questo racconto che faremo oggi avremo anche dei frammenti musicali che ci terranno una buona compagnia, e quindi fotografie. Questa era Fotografie, grandissimo brano naturalmente, ma Claudio, le fotografie sono importantissime ancora oggi, no? È vero che viviamo in un'epoca tecnologica piena di novità, ma tu sei abituato a pensare ancora in bianco e nero oppure a colori nella vita? Ma dipende un po' dai momenti della vita. In genere il momento che si vive è a colori, e forse anche il futuro lo si immagina a colori. Il passato, non so perché, qualche volta prende questo cromatismo del bianco e nero, forse perché il bianco e nero è comunque una classicizzazione, è un modo per rendere forse più solenne, no? Tutto quello che è accaduto. D'altronde in questo volume, in questo libro, più che delle foto di lavoro, di carriera, ci sono delle foto, la maggior parte delle quali erano rimaste anche nel cassetto di Alessandro Dobbici, e non erano forse state pubblicate proprio perché non appartengono al servizio fatto per un giornale, o insomma sono le foto che escono fuori per essere forse appunto conservate, perché magari un giorno possa esserci una edizione, una riedizione. D'altronde io mi sono anche detto che appunto, come tu accennavi, in un momento in cui annunciamo una, e già succede insomma, una grande diffusione di quello che è
il sembrare di quello che è la superficie, di quello che è la scorza esteriore. E probabilmente a quello che ci raccontano, o già esistono tante immagini che non sono neanche più veritiere, no? Quello che l'intelligenza artificiale ci racconta potrà essere un giorno completamente inventato, e già lo è. Abbiamo detto, beh, perché una volta comunque, ecco, dare ancora per una volta, forse per l'ultima volta, un'idea di qualcosa che è realmente accaduto e che è autentico e vero. Tra l'altro le fotografie sono anche parte integrante spesso delle tue canzoni, perché tutti quanti noi che conosciamo a fondo il tuo repertorio spesso diciamo, beh, le canzoni di Claudio sembrano proprio delle fotografie. Tu hai questa grandissima capacità nello scrivere, cioè nel mettere in foto tanti momenti della vita, e la magia è che tu sei riuscito e riesci ancora a mettere nelle canzoni delle fotografie della vita comunque di tutti quanti noi. Questo è secondo me un qualcosa di meraviglioso. Ma a volte succede per caso, altre volte è una ricerca. Sicuramente questo linguaggio, che da un certo punto in poi, insomma, nella mia carriera, io ho vissuto i primi 4-5 anni in cui dicevano tutti che scrivevo delle cose anche piuttosto eccessivamente oscure, non precisamente analizzabili. L'aggettivo più usato dai critici di allora era ermetico, anzi qualcuno che era meno, insomma, gentile diceva anche scrive delle cose senza senso e incomprensibili. Però il fatto di cercare qua e là appunto uno stile quasi fotografico, cinematografico, pittorico, significa, quando ci si riesce, appunto aver compiuto quella impresa, piccolo o grande che sia, che è di raccontare uno stato d'animo senza perdersi dietro un concetto filosofico astruso, ma attraverso il tratteggiare appunto di un viso, di un volto, di un'espressione, di un abito, di un panorama, cercare di dare l'idea di quello che sta accadendo. Io davvero consiglio a chi in questo momento ci sta seguendo in radio e anche in televisione, anche se non siamo visivamente ripresi, perché abbiamo voluto creare l'atmosfera, quella delle radio di un tempo. Perché siamo, insomma, più che altro Fabio, che chiaramente è una persona, sapete, che è un po' da evitare, insomma, per la maggior parte del tempo. Certo, perché, giustissimo. Per cui, insomma, ha preso piccole dosi. Però l'invenzione era di parlare di un libro fotografico, quindi di immagini, appunto, in una radio, e evitare, appunto, siccome la radio è dotata oramai da molto, insomma, come alcune altre emittenti anche della ripresa televisiva, però di evitare, cioè cercare di fare uno sforzo di fantasia, siccome, esatto, il libro si chiama Altrove qui, e quindi richiede tutto sommato, no, un passaggio fantastico, ecco, di farlo insieme alla vostra compagnia. Anche con la fantasia. Altrove qui, un libro appunto bellissimo, le foto sono di Alessandro Dobici, copertina molto bella, in bianco e nero, appunto torna questo il discorso del bianco e nero, e sono veramente tante pagine, attenzione, non soltanto di fotografie però, ma ci sono degli scritti. Sì, ci sono degli scritti che sono separati, come vi dicevo, attraverso dei titoli che ne decretano una suddivisione per immagini, per argomenti, però per la verità mi hanno dato anche la possibilità di fare un viaggio all'indietro nella memoria, di cercare anche di trovare nei tempi lontani, di quando ero, insomma, bambino, alcune cose che poi possano essere riferite ai giorni d'oggi. Quindi ci sono anche degli aneddoti, insomma, delle piccole storie che servono appunto a creare un insieme. È quasi una canzone dove al posto della musica ci sono le fotografie e poi ci sono delle parole che le raccontano. E c'è la campagna e c'è proprio la radio trattata, insomma, e raccontata, no? Di quando appunto si era ragazzini e questa radio enorme, gigante, ci sembrava magica. E poi noi figli unici. Io ti devo ringraziare per una cosa, soprattutto per una canzone in maniera particolare, perché tu hai descritto perfettamente l'attimo, il momento del figlio unico, ore a pancia sotto e un treno elettrico girava, e quando deragliava ci soffrivo un po'.
cui Dio non c'è. Questa è un'altra di quelle canzoni meravigliose. Ecco, abbiamo sentito Ore a pancia sotto, eccetera, eccetera, eccetera. Gran pezzo, questo manca un po' da un po' di tempo dai tuoi spettacoli live, però vabbè. Sì, ma anche perché è un pezzo piuttosto complesso dal punto di vista musicale e insomma anche, anche un po' spigoloso, insomma, con delle durezze. E d'altronde è sempre stata una tribolazione, io l'ho raccontato in molte occasioni, quella di scegliere i brani dopo, alla fine, verso la fine, verso l'ultima parte di una carriera così lunga. Io alla fine di quest'anno, insomma, quindi già ci siamo, mancano pochi giorni, insomma, celebro i miei 55 anni di carriera. Peraltro il prossimo sarebbero addirittura 60 da quando ho fatto il primo concorsino di voci nuove salendo su un palco che era sistemato in una piazza di Centocelle a Roma. E significa aver scritto molto, di canzoni edite credo quasi 350, ma poi ce ne saranno 50, 60, 70 oramai perse nel dimenticatoio, appunto, di qualche cassetto o qualche libro, insomma, che le vede ancora appuntate, mai finite. E per quanto possano durare i concerti, e io metto a dura prova sia il pubblico che anche me stesso, perché sono concerti sempre, insomma, di una certa durata, di una durata considerevole, e beh, a un certo punto ci vuole una sorta di decimazione, quindi qualche sacrificio bisogna farlo. La scaletta si sbaglia sempre proprio per costituzione, non è possibile pensare di farla perfettamente. Bisogna trovare un equilibrio tra i pezzi che si ritengono essere più popolari, quelli che hanno lasciato una traccia nella memoria di molti, nella memoria collettiva, cercare ogni tanto di proporre anche delle cose che sono, diciamo, andate via un pochino insieme a coloro che sono più attenti, insomma, a quella parte del pubblico che è fatta più di amatori e di conoscitori. Senti Claudio, intanto siamo in diretta naturalmente 17:20 in questo sabato 23 dicembre, quindi un bel regalo di Natale di Claudio Baglioni ad essere qui ad RTR 99 Canzoni e Parole Fuori dal Coro. Hai trattato tanti luoghi, no? nelle tue canzoni, e anche su questo libro sono rappresentate in fondo la campagna, il mare naturalmente, e il mare lo hai trattato in tanti modi anche molto differenti. Nel 1974, raccontando un amore meraviglioso e anche semplice se vogliamo, con appunto E tu, e invece poi un po' più avanti con Io dal mare, due canzoni che sono strutturalmente differenti, no? Sì, assolutamente. Tu è proprio una classica canzone di sentimenti, è una canzone romantica per eccellenza, una canzone da trovatore moderno, da menestrello. Io dal mare è già una canzone matura, perché fa riferimento a una presunta origine, insomma. Io ho saputo, quando ero un pochino più grandicello, che mio padre e mia madre, facendo un viaggio di nozze un po' rimandato, quindi un po' ritrovato quando avevano delle possibilità, andarono nell'isola di Ischia, e sentivo sempre dire che, tra l'altro, erano un piccolo albergo dove accanto c'erano delle terme. Loro dicevano sempre che facevano anche un approfittato, facendo massaggi, facendo cure, e poi dicevano che facevano i fanghi, e io nella mia testolina di ragazzino dicevo: ma che saranno sti fanghi? Immaginavo che mio padre e mia madre si mettessero proprio sul bordo del mare, sulla riva dove c'era la battigia, e raccoglievano un po' questa sabbia, questa mota, cose così, e io venivo fatto come una sorta costruito. Ho fatto una citazione biblica, però questo per dire che ho sempre desiderato sapere come fosse il mare quel giorno, se c'era vento, non c'era vento, nuvole, sole, se c'era un'aria bella che potesse accompagnare questa nascita. E poi è venuto fuori questo capolavoro. Rimaniamo un attimo sempre su Oltre, album del 1990, dove all'interno c'è l'imbarazzo della scelta, ma dove all'interno c'è anche questa canzone che si intitola Io dal mare. Questo è un altro capolavoro, bellissimo. Dai, possiamo pure aprire le braccia, stiamo facendo le cose, tanto nessuno ci vede. No, ecco. Però ci teniamo a dirvi che siamo in diretta.
Questo lo dicevamo mentre registravamo, però diciamo continuamente che siamo in diretta. Senti, ma allora questo è un argomento che mi sfizia un po'. Ma quanto sarebbe bello fare un concerto tutto quanto dedicato a, anche a degli album. Tu l'hai fatto con questo piccolo grande amore, no? Sì. Però voglio dire, omaggiare oltre sarebbe un progetto possibile? Ma ci ho pensato diverse volte. Sì, sarebbe possibile, anche se oramai la tendenza mia, ma vedo insomma anche di molti altri, è quella che l'occasione dal vivo è una proposta antologica, cioè praticamente se hai veramente insomma un po' di anni alle spalle di carriera, il fatto di andare a prendere qua e là dei brani e metterli insieme senza considerare più il tempo che li separa. Peraltro a me è capitato un anno e mezzo fa di fare due concerti alla Reggia di Caserta e suonare in quell'occasione tutta la seconda parte, di nuovo tutto l'album Strada Facendo, con le versioni originali e l'orchestra diretta dall'arrangiatore originale, da Jeff Wesley. In questo ultimo concerto, che si chiama Tutto Cuore, anche se le canzoni appartengono appunto ad album diversi, quindi a diversi decenni, però c'è una storia quasi, no? Una sorta di anche qua di racconto, di romanzo, di narrazione, che le mette tutte insieme, anche se appunto hanno anni diversi, hanno stili differenti, ma c'è una ricomposizione, quasi come se potessero essere pensate in un unico tempo, in un unico spazio. Invece un disco, ne stavamo parlando mentre andavo io dal mare, un disco che possa mettere insieme un po' di canzoni che per forza di cose, no, nei concerti sono sacrificate, perché è così, quando si ha la fortuna di avere una discografia sconfinata, poi ci sono sempre delle canzoni che vengono ripescate meno facilmente. Un disco che può essere per i fan un disco, il disco dell'apoteosi, se vogliamo, ma invece per quelli che seguono un pochino più distrattamente, quasi un disco di inediti. Potrebbe essere fattibile? Potrebbe essere, dovremmo trovare un titolo. Mi viene in mente Le Cenerentole. Le Trovatelle. Le Trovatelle. Cioè, ci vorrebbe un titolo un po' vecchio, non so, da favola un pochino polverosa, proprio perché così insomma fa ancora più tenerezza. Sì, non lo so, sì, è vero che succede questo. Tra l'altro, in genere gli autori sono si mettono sempre, noi ci mettiamo nella condizione di difendere certe volte più quelle canzoni che non quelle che hanno avuto, diciamo, un successo popolare maggiore, perché ci sembra appunto che siano state svantaggiate, no? Sì. Insomma, cerchiamo di riportarle, e in genere amiamo più quelle e le consideriamo anche più belle qualche volta. Io ho iniziato il testo di una canzone che si chiama Con voi, dicendo appunto la mia canzone più bella è quella che ho suonato meno, perché è quello che succede in fondo. E altre volte succede poi paradossalmente che si vadano invece ad ammirare o ad apprezzare di meno quelle che ci hanno regalato il successo. È quasi come se l'autore stesso volesse quasi rimangiarsela, no? Quell'occasione, o essere conosciuto anche per molte altre cose, non essere definito solamente per alcune canzoni. Ma d'altra parte con questo dobbiamo far pace, perché è quasi impossibile sperare o sapere che uno verrà considerato per tutto quello che ha fatto, quindi è già molto, è già un grande privilegio essere all'attenzione degli altri, almeno per qualche cosa, ma che meno quelle ci siano. Senti Claudio, la prima volta, la prima emozione che hai ascoltato una tua canzone alla radio, no? Perché è quasi un punto d'arrivo, forse è uno dei momenti più importanti però della tua vita, o no? Assolutamente, perché per tutta l'attesa era ascoltare gli altri, insomma, pensare che quello non sarebbe mai avvenuto, quel fatto cui da un altoparlante bucherellato, dove fosse, poteva uscire la tua voce, qualcosa
che appunto avevi fatto tu, che avevo fatto io in questo caso. A me è successo poi in un modo particolare, perché la prima canzone che ho ascoltato con le mie orecchie, e tra l'altro in un posto esterno, era Porta Portese, e indovinate dove? A Porta Portese. Quindi qui, cioè, dietro, è veramente sì, un evento, un aneddoto topografico, diciamo. e quindi questo fu anche abbastanza curioso. Quindi ecco, consiglio magari a autori giovani: prendete lo stradario e così avrete la possibilità, magari prima o poi, ritornando in quel posto, di sentire la vostra canzone con il nome, quella assomiglia proprio alla targa della via. E parlando di canzoni alla radio, tra poco riprenderemo con Uomo di Varietà, quindi facciamo un salto temporale e iniziamo a parlare anche invece di questo spettacolo, dove questa canzone è una delle più acclamate, quasi ballate, quasi vissute anche dal pubblico molto bene, no? Quindi, come dire, sì, c'è un passato, c'è quel tempo lì, però ancora oggi ci sono grandi canzoni e le persone le apprezzano tantissimo. Questa è una, sì, è una sorta di autobiografia cantata. In fondo io traccio così i miei momenti. Infatti la varietà sarebbe, in effetti sono due parole: varie, età. E lì c'è il Claudio proprio, e questo, vabbè, un sofisticato, un giochino, però serve a dire che, per mia fortuna, insomma, queste età sono state tante e ancora vivono insieme e dentro di me. E noi le sentiamo. Questa frase mi colpisce, cioè quando dal palco si scende giù c'è una sorta di quasi liberazione, in senso però negativo, forse ci si sente un po' svuotati? Sì, il palco tra l'altro è proprio una delle cornici che io descrivo nel libro, sì, fotografico, e il palco diventa poi una casa, è una seconda casa, ma certe volte diventa addirittura una prima casa per un artista. Perché? Perché è il posto in cui si sta molto, sia durante le prove ma anche in lunghe tournée, e la cosa interessante è vivere un palcoscenico, specialmente se è un palco che ha un concetto sia spaziale che di significati, che di argomenti, che di contenuti, e il fatto di scoprirlo né più né meno come se fosse una stanza, insomma, cominciare a viverlo, cominciare ad occuparlo, ad avere anche la dimestichezza con le sue distanze, con quelli che parlano bene parlano di prossenica, cioè proprio è diciamo il modo in cui si sta con le diverse prospettive su un palcoscenico di tipo teatrale. E il palco, ecco, quando scendi giù in effetti ti senti un po' come destituito del valore, no, che avevi. Gli artisti e in genere quelli che fanno della loro vita, insomma, un'espressione dei loro talenti, ammesso che ci siano, sono persone tutto sommato nemmeno così utili agli altri, però siccome in quel momento possono destare delle emozioni, raccontare, appunto, rubare, insomma, le emozioni degli altri per poi riproporle, appunto hanno ragione di esistere finché sono questo. Poi, scesi dal palco, sì, si continua a pensare, magari qualcuno continua a tenerli in considerazione, gli vuole bene, qualcun altro li mitizza, però noi, insomma, alla fine, ecco, quando siamo lì sotto le luci abbiamo senso, per tutto il resto, insomma, non potremmo anche passare inosservati. Senti Claudio, ma tra camerino, palco, no? Il prima del concerto, il dopo, no? Sono momenti diversi, sicuramente. Prima c'è adrenalina e dopo, appunto, ce l'hai raccontato, ma anche il prima com'è? Cioè tu arrivi prima al Palasport, allo stadio, cioè quanto tempo arrivi, a che ora arrivi, ma prima dello spettacolo, come ti prepari anche allo show? Allora, in uno show così complesso come per esempio questo ultimo che ho portato nelle arene, negli spazi all'aperto, che adesso dal 18 di gennaio ricomincerà nelle arene al chiuso, cominceremo da Pesaro e poi finiremo, mi sembra, il 25 di febbraio a Roma. Questo è uno spettacolo molto composito, con 101 persone sopra il palco e altrettante nei dintorni del palco, quindi a livello di assistenti, di collaboratori, di tecnici, 201 persone insieme a me,
Che si muovono appunto come se fossero una carovana, come se fossimo dei nomadi che girano per, in questo caso sul territorio italiano. E si vive moltissimo dentro questi spazi, in fondo tra prove, tra sistemazioni, correzioni, modifiche al concerto, aggiunte, la maggior parte del tempo significa stare lì dentro fin dal primissimo pomeriggio. E come si vive? Si vive con la voglia di far sempre meglio, di cercare di, tra l'altro, di evitare la replica intesa come una ripetizione identica di quello che è già avvenuto. E poi con l'idea che ogni volta è diverso, per cui anche se hai fatto bene la sera precedente non è detto che quella sarà di nuovo, e d'altronde quello è un pubblico diverso, insomma, magari qualcuno è un abitué, però insomma la maggior parte delle persone sono altre, quindi tu puoi aver fatto benissimo la sera prima e magari quella seconda sera essere meno in forma, come cantante oppure un musicista può sbagliare qualcosa, i performer, i ballerini possono entrare in una dinamica di errori, e allora c'è questo senso di responsabilità, perché specialmente se vedi che lo spazio, l'arena o lo stadio o il teatro sono riempiti, vuol dire che già ti hanno dato un credito, già ti hanno dato una grande dimostrazione di interesse e di affetto, quindi bisogna essere in grado di poterla corrispondere. Poi se tutto fila liscio, e tutto non può mai filare liscio, quando finisci sei comunque pieno di adrenalina, magari recrimini, io di solito vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto, cioè faccio fatica a vederlo questo lo mezzo, sappiamo mezzo pieno, quindi ti riproponi, ecco, di fare meglio la prossima volta, quindi riunione, in fondo alla fine non si fa altro che vivere intorno a quel progetto e per quel progetto. Questo è un progetto molto ambizioso, molto difficile, chiaramente, perché hai già condiviso, è capitato in altri momenti naturalmente di condividere il palco con performer, con altre situazioni anche di musicisti anche più numerose, però come questa volta mai, quindi comunque è un palco dove anche gli spazi sono calcolati alla perfezione. Sì, è un palco anche impegnativo, perché tra l'altro è una sorta di grande scala, insomma, di proprio a significare che salire e scendere è fare spettacolo, è avere più o meno successo, affrontare le cose dell'esistenza, le diverse storie, tante persone che si muovono contemporaneamente, e l'idea di cercare una sorta di esibizione integrale, totale, di mettere insieme, quindi oltre al canto, al suono, al gesto, la movenza, la luce, la narrazione che c'è dietro al mettersi un determinato costume o a indossare qualcosa dell'epoca. Io faccio in questo spettacolo, ci sono tre momenti in cui c'è veramente un ripercorrere anche dal punto di vista dell'abito indossato, e di tornare a quello che era quel momento, no? Come se cambiarsi di giacca o mettere un indumento significasse, potesse essere una macchina spazio-tempo, insomma, solamente con questo riuscire a tornare in quel momento, in quel periodo. E la complessità del tutto, che in genere viene così già sul tavolo della progettazione, viene messa giù, io sono già adesso alla quinta collaborazione con Giuliano Peparini, che cura la direzione artistica, la regia teatrale, e cerchiamo ogni volta in questo senso di proporre qualcosa che poi era vagheggiato da grandi musicisti dell'Ottocento-Novecento. C'era chi pensava appunto che tante arti, tante discipline potessero essere messe insieme per creare un'emozione totale. Ecco, tra l'altro io ho notato una cosa: tu hai comunque fatto e realizzato questo spettacolo con Giuliano Peparini, molto impegnativo, e quindi uno dice, ma dopo questo, no? Cioè, che si fa? Perché qui siamo veramente all'apice. Però
nello stesso quasi tempo tu sei invece sei partito per un tour in solitario nei teatri, dove tu con tre pianoforti giravi appunto l'Italia in spazi anche piuttosto ristretti alcune volte, e suonavi il piano e raccontavi. Quindi sei riuscito a trovare il giusto equilibrio tra queste due forme di spettacolo, che sono praticamente ai poli opposti. Sì, sono distantissime. In effetti uno è lo spettacolo più rigoroso, minimale, l'assolo proprio del musicista e del cantante, e significa consumarlo quasi come se fosse musica leggera da camera, insomma, no? In uno spazio teatrale. Io ho fatto 156 concerti in 400 giorni nei teatri lirici di tradizione, in questi gioielli che noi vantiamo come paese. Insomma, non c'è nessun altro paese al mondo che abbia una ricchezza così piena, cioè proprio di spazi, che purtroppo, ecco, poi non l'abbiamo più avuta in epoca moderna. Ma insomma, possiamo ancora vantare questo tesoro, e lì è veramente, ecco, è tutt'altro, è proprio c'è una differenza abissale, e forse in questo sta anche, insomma, la dinamica che mi permette ancora di appassionarmi tanto, specialmente al momento dal vivo, cioè cambiare completamente gioco, cambiare sport, cambiare campo, e cambiare proprio anche modo di approcciarsi alla musica, in genere all'incontro con un pubblico. Quindi ti capita di pensare a quel ragazzo che stava sotto al balcone della Mary Lou e di guardare indietro e di vedere comunque che di cose ne hai fatte davvero tante e tutte belle? Sì, mi capita, sono contento, chiedo scusa per aver dato fastidio magari a qualcuno. Mi rendo conto anche difficilmente, insomma, che tanto tempo sia passato e che tante cose siano avvenute. Certe volte faccio fatica, mi sembra di fare addirittura per la prima volta alcuni passi, alcuni passaggi della mia carriera, anche se poi invece probabilmente certe cose le ho già accennate. E l'idea del nuovo, e l'idea del non fatto, che è molto attraente, è sempre più difficile, perché chiaramente più si fanno cose e meno ne rimangono da fare, però è questa la grande molla: non è più andare a cercare il successo senza capire perché, è cercare quel successo, quello proprio, non qualsiasi cosa purché avvenga. Possiamo dire che questo tour è figlio di quel concerto di tanti anni fa, del 3 luglio dell'anno 91 allo Stadio Flaminio, con il palco al centro, e forse un po' lì una scintilla inconsapevole è nata per portarti poi a questo? Sì, bravo, sì, in effetti quello è veramente il primo dei tour o dei concerti spettacolari, dove l'elemento show, dove l'elemento spettacolo si allarga notevolmente a dismisura. Quello fu la prima volta mia personale, ma credo anche pochissime altre volte in Italia e anche al mondo, di posizionare la scena, il palcoscenico, al centro di uno stadio, quindi in uno spazio molto grande e particolarmente non adatto per fare spettacoli ricchi o teatrali, e da lì poi hanno preso origine gran parte degli altri. Insomma, anche questo che sto facendo adesso in fondo è il terzo di una trilogia che appunto ha messo insieme al centro, che sono stati per i 50 anni della mia carriera, Tutti Su, che è stato il concerto con un grande elemento musicale che era la grande orchestra con il coro lirico e gli strumenti e gli strumentisti rock e pop, e questo, diciamo, a tutto cuore è un po' la somma, diciamo, è l'ultima esperienza di questo tipo di progettazione e di ideazione. Era il tempo in cui per andare ai concerti si andava da Orbis qui a Roma a comprare i biglietti, si facevano le file e tu arrivavi, voglio il biglietto per il concerto allo Stadio Flaminio di Claudio Baglioni. Era il tempo in cui arrivava il manifesto 15-20 giorni prima del concerto, e quindi c'era la corsa al biglietto, e il biglietto era posto unico, quindi chi prima arriva meglio alloggia. E non è come adesso, dice, io allora cerco dei biglietti, le prime tre file, se no niente. No, era bellissimo, si andava dove capitava,
E io sono arrivato. Poi faceva bene alla salute, perché l'ingresso. Allora, innanzitutto la fila, perché si significava anche dormire tutta la notte precedente. La fila ai cancelli e l'entrata. L'entrata la era corsa. Esatto, era una specie di corsa campestre. Sì. Di 100-120 metri a chi arrivava prima. Io sono arrivato a quel concerto 3 ore prima con i panini, tutte quante, organizzatissimo, e sono stato tutte le 3 ore a chiedermi, il palco era lì al centro, dico: da dove passerà Claudio Baglioni per raggiungere? Poi a un certo punto è cominciato il concerto, pum, e tu sei spuntato da lì. Allora ho detto, sei spuntato già sul palco, dove eri? Allora, questo di Roma lo posso dire, perché allora, in effetti entrare al centro della scena è sempre difficile capire come, perché non ci sono le quinte. E perché uno vorrebbe comunque donare subito un elemento sorprendente, no? Qualcosa che faccia spalancare la bocca e dire: ma com'è successo, da dove è passato? In fondo c'è questa voglia di assomigliare a un prestigiatore, a un mago, a un affascinatore. E quella volta si decise, l'ho deciso io, ma insomma tanto ero anche la vittima oltre che l'aguzzino, di entrare dentro un flight case, cioè questi bauli che servono per portare strumenti o attrezzature. Il problema è che questo flight case poi veniva chiuso, insomma, praticamente sono entrato come dentro una bara musicale, insomma, però insomma sono entrato così portato, e devo dire che qualcuno comunque già sospettò all'epoca che io fossi lì dentro. In effetti ero lì dentro con dei buchetti fatti. Quindi hai attraversato. Sono arrivato vivo e lo spettacolo si è tenuto. Hai attraversato il mare aperto e hai respirato. Ma citazioni. A manetta. Quella è una canzone. È proprio un bel periodo, è Natale, siamo in diretta, vero? Siamo in diretta. Beh, quella è una canzone che descrive bene il passaggio dal camerino al palcoscenico, no? Sì. E tu sul palco respiri. In genere, sì, certamente, per forza, anche per perché forza. No, devo dire che cantare significa essere quasi sempre in piccole apnee, per cui insomma è faticoso già solamente cantare, poi se il concerto è anche dinamico lo è doppiamente. Però è così, voglio dire, e in genere la prima nota che si emette, per quante prove uno possa aver fatto, è un grido buttato nel buio e nel silenzio, non sai mai come andrà. La paura grande è quella di non essere all'altezza, di perdere la voce durante l'esibizione, e può succedere, a me è successo qualche volta, e è veramente il momento più disperante, perché quando trovi poi intorno tante persone che sono venute lì, magari ci saranno solamente in quell'occasione, e tu non sei in grado, non sei in piena forma, è una cosa che ti affligge, cioè ti senti come squartato, mutilato, depotenziato. Però insomma, poi molte altre volte mi è capitato alcune volte di riuscire anche a finire comunque, di aver dato tutto quello che avevo e di almeno avere insomma la coscienza pulita. Beh, la generosità sul palco, voglio dire, è una delle due prerogative. Siamo vicini, abbiamo 10 minuti, quindi dobbiamo sfruttarli al meglio. Gli anni più belli è una bellissima canzone. Mi ricordo nel periodo Covid tu sei venuto qui con Guido, dovevamo registrare una cosa, e tu dovevi registrare una cosa, e poi ci siamo fermati a mangiare un po' di pizza e tu mi dissi: ma questa canzone è venuta davvero bene. E io confermo. Ecco, gli anni più belli, e qui noi ricordavamo le musicassette, gli stereo 8, quindi i vinili, un po' gli anni più belli, sì. Guarda, sono tutti anziani qua, Ci dovete, voi ascoltatori dovete capire, parlavano di flipper, parlavano proprio di giochi desueti. No, veramente, no, raccontavamo dei supporti che nel tempo ci sono stati. D'altronde l'epopea della musica registrata è una cosa del Novecento, insomma, comincia nel 1940, così, e lì cominciano a venire poi fuori i dischi, e in effetti poi insomma nei nostri anni sì, ci sono ancora, oramai il vinile diciamo che riprende vita, però è una cosa che non è più al centro come poteva esserlo 40-50 anni però fa. Però questo ha un vantaggio: il tuo record rimarrà per sempre. Questo sì, infatti. Perché comunque ricordiamo che La vita è adesso di Claudio Baglioni è il disco più venduto nella storia della musica italiana, e quello rimane, perché oggi comunque
dura, solo tu puoi migliorarti. Vabbè, però non c'è più quel mercato. A proposito, ma un nuovo disco, cioè c'hai qualcosa in mente oppure? Sì, ogni tanto metto da parte qualcosa, ma allora secondo me un disco va fatto quando veramente c'è qualcosa di interessante, e non sempre questo succede. Quando ho cominciato scrivevo 6-7 canzoni al giorno, quasi tutte insomma non degne neanche di essere fatte ascoltare, però la voglia era tanta e usciva fuori tutto come se fosse un torrente. Poi si diventa, aumenta l'autocensura nel senso dell'autogiudizio, insomma tante cose mi sembra che io le abbia già fatte e non hanno più quel valore che invece insomma dovrebbe avere secondo me ogni forma di annuncio, no? Cioè scrivere una nuova cosa significa dire eccomi qua, sentite come sono messo adesso. Però ci sarà, insomma, probabilmente. Io 3 anni fa, insomma, avevo appunto finito questo album che era in questa storia che è la mia, 2 anni fa, forse 2 anni e mezzo, adesso non ricordo, però lì sentivo che c'erano dei valori, delle cose valide, delle cose interessanti. Quindi potrebbe accadere, d'altronde il mio mestiere, io ho avuto la fortuna di farlo, di avere questa strana passione, questo strano lavoro, questo mestiere che ancora mi riserva delle interessanti sorprese. E quindi magari può essere. Adesso se non finiamo troppo tardi, magari stasera comincio a lavorarci. Bene, perfetto. A tutto cuore è un titolo che appunto rappresenta bene invece questo tour che riprenderà a breve, tra sì, pochissimo. Riprende tra meno di un mese, 18 di gennaio da Pesaro. Sì, a tutto cuore è perché è il cuore, è il primo strumento che noi ascoltiamo quando veniamo al mondo, il nostro stesso cuore, ma anche il cuore di chi ci porta, insomma, e perché è la percussione fondamentale della nostra esistenza. D'altronde è quella che suona a un ritmo nostro personale particolare, la nostra musica. Il giorno in cui quello strumento non suonasse più, vuol dire che la nostra musica è finita, e il cuore è quello che mettiamo, è come dire non risparmiarsi mai, insomma, sperare proprio di aver suonato, cantato, ma più che altro vissuto a tutto cuore. Pensi che verranno aggiunte delle date a Roma, visto che la prevendita sta andando davvero a gonfie vele? Me lo chiedono, ci sono tantissimi messaggi, e quindi adesso 2-3 ne selezioniamo, ti faccio 2-3 domande, tanto per dare importanza giustamente a chi ci ascolta. Francamente non ho un'idea. Tanti anni fa c'era uno dei miei accompagnatori che ogni volta che c'era una domanda di questo tipo diceva: al vostro buon cuore. Poi tutto cuore. Tornerai negli stadi? Sì, la voglia c'è, bisogna misurare bene il progetto, l'ho detto già altre volte in pubblico, lo stadio non è esattamente il miglior posto in cui poter fare uno spettacolo, specialmente se lo spettacolo è ricco di novità, di gesti, di costumi. Perché? Perché le distanze sono tante, io ne ho fatti diversi in alcuni anni e cercavamo appunto di eliminare quello che è solamente il lato celebrativo che uno stadio ti può dare, e che molte volte si va allo stadio a prescindere anche da chi c'è, l'importante è trovarsi in tanti, fare, ballare, eccetera, eccetera, fotografare. Io sono sempre più testardo e penso che invece ogni volta bisogna trovare una ragione e un motivo per esserci. Però insomma è nei miei progetti quello di tornare a fare già questo spettacolo, insomma negli ultimi 2 spazi che ho fatto a Palermo e a Bari erano praticamente degli stadi, quindi insomma abbiamo già cominciato ad allargare la dimensione dello spazio. E poi guarda, questa è una domanda interessante che arriva via WhatsApp ed è questa: viene chiesto spesso come vengono scelte le canzoni, ma come vengono scelte le copertine dei dischi? Ma
è un lavoro, insomma, quando appunto in quell'intervallo in cui non eravamo in onda ma sempre in diretta con la nostra vita c'è un tempo, voglio dire, appunto quando esisteva la dimensione del long playing, del cosiddetto album, la creatività si poteva esprimere su una dimensione decisamente più grande rispetto a quella che poi nel tempo hanno preso non so, le musicassette o i CD. Oggi addirittura diciamo che il materiale creativo può essere scaricato, ma insomma non appartiene più quasi al supporto, insomma, perché è venuto a mancare almeno dal punto di vista numerico. Quello era un'ulteriore forma di suggestione, insomma, era un lavoro creativo. Pensate che per l'album Oltre, che è stato un album di grandi dimensioni e anche di grandi spese, perché è un album che è durato quasi 2 anni di lavorazione con musicisti di tutto il mondo in 4 studi diversi, la stessa copertina portò via come lavoro quasi 5 mesi di tempo. È anche vero che Michelangelo ci ha messo 30 anni per fare la Cappella Sistina, quindi voglio dire che il tempo viene misurato a seconda delle epoche. Senti, 2 ultimissime cose. È stata importante la Toscana per te, perché si parla sempre dell'Umbria, la tua infanzia naturalmente, ma in questo caso voglio parlare di Ansedonia. Sai perché ti faccio questa domanda? Mi è capitato di andare non troppo tempo fa in un ristorante proprio davanti ad Ansedonia, il Pitorsino, e ci sono tutte cose scritte da te. È stato un momento importante andare lì? Beh, ho passato tanto tempo lì, specialmente l'inverno, ecco, avere questa vicinanza con un mare che non è quello estivo, che non è quello della vacanza, ma è quello anche della malinconia, del pensare, del cercare di creare. Sì, sono stati lunghi momenti anche di solitudine, ma d'altronde, insomma, chi è figlio unico è un po' quasi confinato, è destinato ad essere spesso solo, anche quando è in mezzo a tantissime persone. E lo è, ho fatto nascere alcuni dischi importanti, è stato quando avevo tanto tempo, potevo anche star lì 4-5 anni senza far niente, senza partecipare a nessuna trasmissione televisiva, nessuna intervista, nessun evento radiofonico. Oggi questo tempo non c'è più, oggi c'è più l'urgenza di esserci, però me li porto, insomma, quei lunghi silenzi sono riusciti a creare anche dei clamori. Claudio, ti ringrazio davvero tanto, perché questo è stato un privilegio. Grazie. Io volevo ringraziare per l'invito, volevo anche ringraziare per il... abbiamo già fatto un brindisi, adesso ne faremo un altro. No, volevo ringraziarvi, perché in effetti è la mia unica vera testimonianza, insomma, no? Anche in questo periodo di Natale, sì. No, per darmi, ecco, l'opportunità, verso coloro che ci ascoltano, di dire a loro che mutuando un po' il titolo del mio libro, Altrove qui, in fondo questo periodo di Natale è stato, e vorrei che fosse sempre così, che lo sia oggi e che lo sarà domani, il momento in cui noi trasportavamo quell'altrove, quindi quel momento di fantasia, di immaginazione, di favola, lo portavamo qui, lo portavamo nei nostri giorni. Questo è fondamentale, anche perché altrimenti questi giorni a che cosa servirebbero, se non portiamo un po' di favola, di tradizione, di sogno, anche di voglia di star meglio, insomma, di sperare che veramente tutto quanto quello che desideriamo possa almeno in parte avverarsi. E chiudiamo proprio, noi adesso vi salutiamo, chiudiamo con proprio queste 2 canzoni che secondo me in questo momento ti rappresentano, che sono proprio A tutto cuore e Altrove è qui. Una di adesso praticamente, una del 2020, di quel famoso album, appunto l'ultimo tuo per ora disco di inediti, che contiene delle perle assolutamente importanti. Quindi A tutto cuore rappresenta il concerto, i concerti che arriveranno, Altrove è qui invece rappresenta questo libro che trovate già adesso in tutte quante le librerie. Grazie davvero a Claudio Baglione. Grazie, grazie Claudio. Alla prossima. Alla prossima, vi saluto anch'io e vi lascio al mondo di RTR 99, canzoni e parole fuori dal coro.